L'umanità ha bisogno del sublime. Il sublime del sublime è l'arte. Il sublime dell'arte è l'avanguardia. Di lei si scrisse, era bella, e questo è tutto ciò che dovete sapere. Di lei e della sua vita
Non si conoscono molti dettagli, nemmeno la data di nascita e di morte, ma tutt'oggi la sua storia affascina e a Margherita Luti sono state ispirate opere teatrali e racconti. I più la identificano con la Fornarina, la donna che ispirò uno dei più grandi geni dell'arte di tutti i tempi, Raffaello Sanzio. Margherita visse alla fine del 1400. Era figlia di Francesco Luti, fornaio di Trastevere, soprannominato il Senese, e aveva una vita semplice. Lavorava al forno del padre e abitava sopra la bottega. Vasari racconta che Raffaello, che era persona molto amorosa e affezionata alle donne e ai diletti carnali, si era invaghito al punto tale di lei da indurre un ricco committente, il banchiere Agostino Chigi, a ospitare Margherita nella sua sfarzosa residenza, Villa Farnesina, purché l'artista potesse portare a termine il suo affresco, Il Trionfo di Galatea, il più speditamente possibile. Sul modo in cui questa giovane fornarina riuscì a catturare il cuore dell'illustre Raffaello, che Vasari descrive come un giovane dalla vita sentimentale movimentata e fuor di modo, si dipanano diverse ricostruzioni più o meno fantasiose. Qualcuno ipotizzò che in realtà il padre di Margherita fosse discendente di una nobile famiglia senese, i Luti, poi caduta in disgrazia. In realtà il cognome Luti, nelle sue varianti, Luzi o Luzzi, era molto diffuso a Siena e a Firenze, e la questione si ridusse a un semplice caso di omonomia. In ogni caso, la storia tra l'artista mondano Raffaello e la fornarina Bella Popolana incendiò l'immaginario romantico collettivo nei secoli e Margherita fu considerata la sua musa ispiratrice, nonché, oltre che modella e amante, anche la donna che Raffaello amò fino alla morte. Una versione romantica del loro primo incontro vuole Margherita guardare assorta fuori dalla finestra mentre pettina i capelli e Raffaello rimanere rapito dalla sua bellezza. A Roma sono ben tre gli edifici che si contengono il prezioso titolo di Casa della Fornarina,
In realtà Vasari riporta un primo incontro dalle tinte decisamente meno poetiche. A quanto pare, quando Raffaello vide la fornarina, la giovane faceva il bagno, seminuda, nel Tevere, in un punto non distante dal Vaticano. Da quel momento Raffaello fu consumato dalla bramosia e dall'amore, ricambiato per Margherita. Il mondo non è stato creato una volta, ma tutte le volte che è sopravvenuto un artista. Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Il giorno volevo qualcuno da incontrare, la notte volevo qualcosa da sognare. Mi sono innamorato di te perché non potevo più stare solo. Il giorno volevo parlare dei miei sogni, la notte parlare d'amore. Ed ora che avrei mille cose da fare, io sento i miei sogni svanire, ma non so più pensare a nient'altro che a te. Mi sono innamorato e adesso non so neppure io cosa fare. Il giorno mi pento d'averti incontrata, la notte ti vengo a cercare. Tuttavia, nel 1514, Raffaello si fidanzò ufficialmente con la nipote del cardinal Bibbiena, ma non la sposò mai, né i suoi resti riposano in pace accanto a quelli di lui. Anche se la lapide all'interno del Pantheon lascerebbe pensare al contrario, a Maria Bibbiena, sposa di lui, che con la morte prevenne le liete nozze e prima di essere fu portata via ancor fanciulla. È probabile che fosse invece proprio Margherita Luti, la donna con cui l'Urbinate era convolato a nozze in gran segreto.
Prima di morire, Raffaello lasciò una cospicua somma in favore di Margherita. Sembra inoltre che la poveretta non abbia potuto assistere il suo amato nel letto di morte, poiché fu allontanata dalla casa, ma che durante le esequie si fece largo tra la folla per raggiungere la bara in preda alla disperazione. Pochi mesi dopo la morte per una presunta polmonite di Raffaello nel 1520, Margherita decise di ritirarsi a vita monastica nel convento di Sant'Apollonia a Trastevere. Un documento rinvenuto nel 1897 lo attesta. Al di 18 agosto 1520, oggi è stata ricevuta nel nostro conservatorio Madama Margherita, vedova figliuola del Quadam Francesco Luti di Siena. Inoltre, osservando la fornarina, in seguito al restauro, è venuto alla luce un particolare. All'anulare sinistro, la donna ritratta nell'opera indossa un anello nuziale. Questo particolare fu ritenuto sconveniente e per timore che potesse attirare l'ira della curia, venne celato. Raffaello realizzò la tela poco prima di morire e la conservò nel suo studio fino alla fine. Non adoperò alcun disegno preparatorio per la stesura e questo ha indotto a pensare che l'opera fosse destinata a un privato. A noi piace pensare che fosse Margherita, quella modella dagli occhi e i capelli scuri, che tenta di coprire il seno sinistro con un velo. Ci sembra che tenga la mano sul cuore, lì dove risiedono i sentimenti, e che lo sguardo che rivolge oltre lo spettatore sia rivelatore di una certa confidenzialità. Sul braccio sinistro indossa un monile con l'incisione latina Raphael Urbinas, Raffaello di Urbino, e sul turbante si nota il particolare di un fermaglio con perla, stesso dettaglio presente anche nella velata. Il sostantivo latino che indica la perla è Margarita. Per questo non è escluso che l'artista abbia allegoricamente voluto fare riferimento proprio all'amata Margherita Luti.
si usa uno specchio di vetro per guardare il viso e si usano le opere d'arte per guardare la propria anima. Ora devo vivere da solo senza te. Ora devo scegliere di vivere. È passato poco tempo, ma dovunque sia tu, ricordati che io non piango, non piango più. E intanto il mondo sta crescendo senza me. E piano piano questo mondo mi abbandona, ma quando tornerò a volare non ci sarai tu. Ricordati che io non piango, non piango più. Devo nascondere tutto in me. Momento di scappare quando verrai tu. Sparami e prendimi, ma io non piango più. Ricordati che io non piango, non piango più.